Weekend tutto basket per le abruzzesi militanti nei tornei nazionali. In Lega 2 Silver, la prima a scendere in campo, sarà la Proger Chieti che questa sera giocherà alle 21 sul parquet dell'Omegna. I teatini a punteggio pieno puntano al poker contro un quintetto che però merita assoluto rispetto, avendo già vinto 2 gare su 3. Chi invece è ancora alla ricerca del primo brindisi stagionale è il Roseto. I ragazzi di coach Trullo domani alle 18 al Pala Maggetti contro Recanati non potranno assolutamente fallire. In caso contrario sarà crisi in Serie B, anticipo in serata invece per il Giulianova che ospita Viterbo. Domani in campo il Vasto a Bari e l'Amatori Pescara che cercherà il riscatto dopo il KO interno con Agropoli sul parquet del Catanzaro. Coach Salvemini non nasconde le difficoltà di un calendario insidioso. Il calendario nelle prime 4 gare, considerandole come micro periodo, non è un calendario agevolissimo, considerando che Monteroni e Agropoli, le 2 partite già fatte, sono state due partite contro 2 squadre accreditate per arrivare fino in fondo. E adesso andiamo a Catanzaro, che ha vinto in casa contro Vasto la prima giornata e la seconda giornata ha perso alla fine, stando per 3/4 di gara avanti a Martina, che in questo momento ha 4 punti, che sarà la nostra avversaria nella 4ª giornata. Quindi sicuramente il valore delle squadre che andiamo ad affrontare è di buonissimo livello.